Ciao a tutti amici e amici, benvenuti nel canale, io sono Alessio e in questo video andiamo a parlare di una funzione che è uscita in uno dei recenti aggiornamenti del MetaQuest 3 che dovrebbe essere stata la V67 o la V68, ora non ricordo con precisione. Comunque parliamo della funzione HDMI Link. Facciamo subito chiarezza su questa funzione perché molti mi avete scritto perché non fai un tutorial, perché non ne parli, eccetera. Perché? Perché mi sembra una cosa abbastanza inutile, però poi ho capito che probabilmente molti di voi, di quelli che mi avete scritto, insomma, non avete capito realmente cosa fa questa funzione. Quindi in questo video andiamo a vedere, insomma, cosa fa questo HDMI Link, che ve lo dico subito, non permette al Quest 3 di inviare e ricevere segnali video nativi, segnali video non compressi. Non è assolutamente questa la funzione di HDMI Link, anche se il nome effettivamente poteva trarre un po' in inganno, però adesso andiamo a vedere proprio cosa fa questa nuova opzione. Prima di tutto bisogna che vi sia ben chiara la differenza tra un segnale video nativo e un segnale video in streaming. Ho fatto proprio un video a proposito di questo argomento, ve lo lascio qui sopra oppure giù in descrizione. Se avete l'idea un po' confusa, insomma, su questo argomento qui, vi consiglio prima di recuperare quel video. Poi bisogna mettere ben in chiaro che i visori Quest, compreso anche il Quest 3, non possono ricevere o inviare un segnale video nativo proprio a livello di hardware. Il chip XR2 Gen 2 per esempio del Quest 3 non può ricevere o inviare segnali video nativi, ma solo segnali video in streaming. È proprio una caratteristica hardware che quindi non può essere cambiata. Fino ad ora quindi i visori Quest potevano decodificare un flusso video in streaming inviato direttamente dal PC, dall'app Oculus su PC, che adesso si chiama MetaLink, insomma, oppure da Virtual Desktop e da altre applicazioni, insomma, che permettono di streamare contenuti dal PC verso il visore, e questo streaming poteva avvenire o tramite un cavo USB oppure in Wi-Fi attraverso un router. Con HDMI Link adesso i visori Quest possono invece decodificare anche un segnale video che arriva da una scheda di acquisizione esterna. Che cos'è una scheda di acquisizione? È un apparecchio che permette di ricevere un segnale video nativo da un dispositivo che abbia un'uscita HDMI oppure DisplayPort oppure anche USB-C con la funzione DP Alt Mode, DisplayPort Alt Mode. E appunto questo segnale video nativo arriva alla scheda di acquisizione e la scheda di acquisizione lo converte in un segnale video streaming. Questo segnale video streaming poi la scheda di acquisizione lo può inviare tramite un'uscita USB. L'esempio più banale, più semplice di una scheda di acquisizione sono gli Elgato, che sono quegli apparecchi che vengono utilizzati soprattutto per diciamo streamare contenuti da console, tipo da PlayStation, da Xbox, chiaramente per streamare appunto i contenuti da una console in tempo reale bisogna attaccarli appunto a queste schede di acquisizione, che insomma quelle della marca Elgato sono le più famose, e poi la scheda di acquisizione invia al PC un segnale video in streaming che può essere quindi acquisito dai normali programmi che si usano per fare live, per fare streaming, per fare registrazioni su PC, insomma, come OBS, eccetera. Su Amazon troviamo tantissimi esempi di schede di acquisizione, dagli Elgato più costosi, più performanti, alle chiavettine, diciamo, cinesi da poche decine di euro. Insomma, basta che scrivete scheda di acquisizione su Amazon se non sapete cosa sono, e insomma vi vengono fuori tutti i risultati e tutti gli esempi, insomma, che volete. Quindi tornando alla funzione HDMI Link, cosa permette di fare? Praticamente permette di visualizzare su uno schermo gigante all'interno del Quest proprio lo schermo di tutti i dispositivi che vengono collegati a una scheda di acquisizione esterna. Quindi voi avete la vostra scheda di acquisizione, ci attaccate un laptop, per esempio uno smartphone o anche Steam Deck, insomma
qualsiasi dispositivo abbia la possibilità di inviare un'uscita video nativa, quindi con un cavo HDMI, mini HDMI, mini DisplayPort, insomma quello compatibile con il vostro dispositivo, fate uscire il segnale video dal dispositivo appunto, lo collegate alla scheda di acquisizione e poi dalla scheda di acquisizione parte un cavo USB che voi collegate all'USB-C del visore, e così potete vedere all'interno del visore su uno schermo gigante appunto lo schermo del vostro dispositivo. Quindi cosa fa di diverso HDMI Link rispetto alla miriade di altri programmi che permettono di visualizzare per esempio il desktop del nostro PC in VR, tipo Virtual Desktop, oppure semplicemente anche la modalità teatro, la modalità cinema di SteamVR? Praticamente non fa nulla di diverso da queste applicazioni, tranne per il fatto che permette di collegare il dispositivo esterno via cavo, invece Virtual Desktop insomma ha sempre bisogno di collegare sia il PC sia il visore ad una rete Wi-Fi tramite router. Quindi avete capito che questa funzione può avere la sua utilità, però assolutamente non è quello che molti di voi pensavano, e cioè la possibilità di ricevere un segnale video nativo da un PC e trasmettere contenuti in realtà virtuale senza compressione. Tutti speriamo che prima o poi Meta possa aggiungere questa funzione, però questa funzione non può essere aggiunta in questo momento su nessun visore Quest, perché come dicevo prima i visori Quest possono ricevere solamente un segnale video in streaming, non un segnale video nativo, e Meta tra l'altro non è neanche intenzionata ad aggiungere un hardware, perché andrebbe aggiunto appunto un hardware all'interno del visore dedicato che permetta di ricevere un segnale video nativo. Per Meta infatti non ha senso aggiungere peso tra virgolette e costi in più per una funzione che secondo loro la stragrande maggioranza delle persone non notano nemmeno, perché secondo loro la stragrande maggioranza delle persone non notano la compressione via cavo attraverso la funzione insomma Meta Link o attraverso Air Link. Questo può anche essere vero, non con la funzione Meta Link, però con Virtual Desktop in effetti in tantissime occasioni la compressione si nota veramente pochissimo e non dà assolutamente fastidio, però dal mio punto di vista non è solo una questione di segnale video compresso, ma anche di latenza, chiaramente più alta quando si utilizza un segnale video in streaming, soprattutto la latenza dei movimenti dei controller. L'unica speranza quindi qual è? È che Qualcomm inserisca la possibilità di ricevere un segnale video nativo nei prossimi chip dedicati ai visori, i prossimi XR2, Gen 3 o come si chiameranno insomma. L'unica possibilità al momento è questa. Oppure che escano visori che non saranno sicuramente visori di Meta, che abbiano dell'hardware aggiuntivo che permetta di ricevere appunto un segnale video nativo anche con l'alt mode, insomma la DisplayPort alt mode disponibile per l'USB-C, quindi non servirebbe aggiungere una porta video dedicata, ma si potrebbe sfruttare direttamente l'USB-C. Lo sta facendo in teoria HTC per il prossimo visore che dovrebbe far uscire a breve, il Focus 4. Peccato che il prossimo Focus 4 insomma sarà un visore ancora molto legato al Focus 3, quindi avrà le stesse lenti Fresnel, avrà insomma gli stessi ingombri, gli stessi controller, gli stessi difetti del Focus 3, e in più costerà probabilmente più di 1.000 euro, quindi non sarà sicuramente un visore secondo me consigliato solo perché avrà questa funzione. Speriamo che nei prossimi visori in uscita, quelli che monteranno il sistema operativo MetaOS, come i visori di Asus, il visore di Asus ROG che dovrà uscire, il visore di Lenovo, o insomma i visori appunto che hanno di quelle aziende che hanno fatto partnership con Meta per fare dei visori appunto col sistema MetaOS, ne avevo già parlato in un altro video, ve lo lascio sempre anche questo qui sopra o giù in descrizione. Speriamo appunto che queste aziende in qualcuno di questi visori inseriscano appunto quella possibilità, quell'hardware aggiuntivo che permette anche di ricevere un segnale video nativo non compresso.
Quindi ragazzi, spero che adesso sia veramente chiaro come funziona HDMI Link, quindi spero che nei prossimi commenti siate più istruiti, ok, su questa nuova funzione, su questa nuova opzione. E comunque, se volete provarla, se siete interessati, trovate l'applicazione per far funzionare appunto HDMI Link su AppLab, quindi cercatela su AppLab se siete interessati. Io assolutamente non lo sono, perché dal mio punto di vista questa cosa qui è assolutamente inutile, però per chi vuole insomma provare, per chi può vedersi insomma qualche utilità, insomma la può scaricare da AppLab. Bene ragazzi, spero che anche questo video vi sia stato utile, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, giù in descrizione date un'occhiata a tutti i link referral che chiaramente non vi fanno costare le cose un centesimo in più, però permettono di sostenere a costo zero il canale. Quindi se volete sostenere a costo assolutamente zero per voi il canale, non vi basterà far altro che acquistare le cose che vi consiglio giù in descrizione direttamente dai miei link, oppure acquistare anche qualsiasi cosa su Amazon attraverso il mio link referral principale. Quindi ragazzi, anche per questo video è tutto, dal vostro Alessio Buy2VR, e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!